Oggi preparo una ricetta diversa dal solito, la voglio sperimentare con voi. Paccheri con porcini, fagioli borlotti e pomodorini. Vediamo che ne esce fuori. E allora, per prima cosa, olio extravergine di oliva in padella. Mettiamo un pochettino di cipolla e un pochettino d'aglio, tagliato piccolo piccolo, in maniera tale da lasciarlo. Quando la cipolla si sarà appassita, mettiamo i porcini. Questi qui sono secchi, li ho tenuti in ammollo per 2 ore in acqua tiepida, come le indicazioni riportate sulla confezione. Praticamente le indicazioni dicono che devono stare in ammollo per almeno 2 ore in 1 litro d'acqua ogni 30 grammi, per ogni 30 grammi di funghi. Ok, ora metto i pomodorini, le normalissimi ciliegini. E adesso aggiungo i fagioli borlotti, non tantissimi, giusto una cucchiaiata, ovviamente sono precotti. Ora mettiamo un po' di pepe, del sale, mescolo per bene, aggiungo un mestolo d'acqua bollente. Copro col coperchio e a fiamma bassa faccio cuocere per 20 minuti. Perfetto, visto che l'acqua bolle, come vedete, è l'acqua in cui ho tenuto in ammollo i funghi, che ho filtrato 2 volte e fatto bollire bene. Quindi la salo e metto a cuocere i paccheri. Ok, quando mancheranno circa 2 minuti alla fine della cottura della pasta, alziamo la fiamma sotto al condimento, trasferiamo i paccheri. Aggiungiamo un paio di cucchiai di acqua di cottura e facciamo finire di cuocere. Eccoci qui, la pasta è al dente, quindi posso spegnere la fiamma, ci metto un po' di prezzemolo. Ed ora assaggio con voi direttamente da qui. Guardate, io all'inizio non ero convinto di questa pasta, ma vi devo dire la verità, è veramente molto molto buona. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo, se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito!